Quinta giornata di campionato, quarta sconfitta consecutiva per il Perugia, seconda allo Stadio Curi. Ma andiamo a leggere i risultati delle altre partite. Arezzo-Taranto 2-0, Crotone-Benevento 1-0, Foggia-Juve-Stabia 1-0, Paganese-Potenza 1-0, Perugia-Gallipoli 0-1, Marcianise-Pescara 2-1, Sorrento-Pistoiese 1-0, Ternana-Foligno 0-0, Lanciano-Cavese 0-0. Vediamo la classifica. Arezzo-Gallipoli 13 punti, Ternana 11 punti, Crotone e Foggia 9 punti, Benevento, Cavese, Foligno, Sorrento e Taranto 7 punti, Paganese e Pescara e Marcianise 6 punti, Lanciano 5 punti, Pistoiese 4, Juve Stabia, Perugia 3, Potenza 0. Allora cari amici, quarta sconfitta consecutiva per il Perugia. Vittoria del Gallipoli per 1-0, gol realizzato da Di Gennaro nel primo tempo, un grande gol, quello ottenuto dal centravanti del Gallipoli che ha praticamente fatto la differenza in questa partita. Una partita che ha visto il Perugia per lunghi tratti giocare alla pari della capolista Gallipoli, addirittura nel secondo tempo in alcuni frangenti della gara il Perugia ha giocato anche meglio. Una vittoria tutto sommato meritata da parte della capolista, ma certo un pareggio alla fine non sarebbe stato certamente rubato per la formazione di Maurizio Sarri, perché nel secondo tempo c'è stata grande generosità, grande determinazione e la squadra ha indubbiamente spinto molto. È mancata negli ultimi 16 metri l'occasione giusta, la zampata giusta per metterla dentro. Meglio il Perugia nel secondo tempo, nel primo tempo la manovra è apparsa lenta, un po' macchinosa, nella ripresa sintomi di risveglio dell'11 di Maurizio Sarri. Lavori in corso, Sarri ha preso il comando delle operazioni solo da pochi giorni e quindi bisogna concedergli giustamente del tempo. Gallipoli ha confermato la sua bontà di impianto, merita sicuramente la testa della classifica, che dire, squadra molto inquadrata, molto compatta quella del principe, del tecnico Giuseppe Giannini, e poi là davanti quel fenomeno di Gennaro. Per quanto riguarda l'ex in campo col dente avvelenato Ginestra, c'è da dire che si è reso protagonista di una gara molto, molto interessante. Nel finale è stato anche fischiato, ma insomma Ginestra, devo dire, avesse sempre giocato così bene quando era nelle file del Perugia. È tutto. Gallipoli batte Perugia 1-0, grazie per l'attenzione. E notte fonda al Curi, quarta sconfitta consecutiva, quinta volta che il Perugia va in svantaggio nel primo tempo, 398 minuti che non segna l'attacco e purtroppo il Perugia è il penultimo in classifica. La notizia di oggi è che sia l'allenatore, il nuovo allenatore Sarri, e sia Ercolano ci hanno detto che da oggi non prendiamoci in giro, non si deve parlare di promozione ma si deve parlare per il momento di salvezza. Si sta effettuando una riunione serrata da parte della dirigenza con tutti i giocatori ed è importante che questi giocatori capiscano che devono meritare la maglia che indossano, cioè quella del grifo biancorossa, che è estremamente gloriosa. La cosa che ci fa più pensare è il fatto che oggi non abbiano giocato, ancora una volta inferiori in tutto, sia da un punto di vista tattico sia da un punto di vista agonistico. Evidentemente cambiare tre allenatori nello spazio di poco tempo ha portato a una situazione disastrosa, perché la preparazione che è stata fatta precedentemente ha reso un Perugia che ancora non si esprime assolutamente. Siamo alla quarta sconfitta consecutiva, due volte abbiamo perso in casa. Veramente dati drammatici. Da un lato siamo pessimisti, dall'altro dobbiamo essere tifosi del grifo e stare in questo frangente vicino alla squadra. È un momento difficile, dobbiamo tutti insieme superarlo. Resta il fatto però che anche la dirigenza si deve assumere la sua responsabilità sugli errori che sono stati fatti, e sono errori sostanziali e molto grandi.